Chiedo gentilmente al direttore generale di accomodarsi e per favore anche al presidente De Felice. Quindi questa giornata di studi si sta avviando al termine. La relazione di chiusura dei lavori al direttore generale dell'INAIL, dottor Giuseppe Lucibello. Autorità, signor Ministro, amici dell'ILO che ci avete dato questa opportunità di fare il punto sui traguardi raggiunti sulle politiche della prevenzione e anche per costruire, delineare le nuove strategie per gli anni che ci vedranno impegnati su queste tematiche. L'INAIL, è stato ricordato, nell'attuale scenario rappresenta nel sistema prevenzionale il principale supporto per le politiche di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione. I suoi compiti sono stati rafforzati da ente principalmente erogatore di prestazioni, per lo più di carattere economico, è divenuto un soggetto pubblico, attore e garante di un più ampio sistema di tutela globale e integrata, conseguente all'incorporazione nel 2010 dell'ISPESL e dell'IPSEMA. È stato ricordato, l'INAIL è oggi il polo della salute e sicurezza del lavoro. Partirei dai numeri. Sono stati, diciamo, ricordati, il Presidente ha parlato del nuovo importantissimo progetto Dati e delle modalità di rilascio open data che assicurano la più ampia trasparenza, la tracciabilità e la possibilità di un'elaborazione autonoma per le diverse finalità da parte di operatori e studiosi. Penso che questa sia la giornata giusta per fornire le stime preliminari del 2013 al 31 marzo 2014, che segnalano che indubbiamente molti passi importanti sono stati compiuti e diciamo, i dati sugli infortuni sono decisamente positivi. Circa il 7-8% in meno di denunce di infortunio, dalle 657.000 del 2012 a circa 607.000 del 2013, con un calo degli infortuni mortali non inferiore al 10%, da 844 vittime nel 2012 a circa 740 nel 2013. Ricordo che nel 2008 gli infortuni denunciati erano oltre 875.000, di cui 1.120 mortali. Certo, è stato ricordato, la crisi ha condizionato anche questo trend discendente. L'Istat ha registrato un 2,3% di calo occupazionale. I dati però confermano, anche abbattendo del 50% le informazioni che ho fornito, che i risultati sono appunto incoraggianti. È una base per partire e per delineare con maggiore coraggio e con maggiore capacità di individuare le vere priorità, le politiche della prevenzione. Aumentano per contro invece il numero delle malattie professionali. Questo è un problema che da subito vedrà le risorse professionali competenti, sanitarie e della ricerca impegnate su questo campo. Salvo un arresto parziale della dinamica incrementale nel 2012, passiamo da 46.111 denunce del 2012 a 51.300 denunce del 2013. Per spiegare tale fenomeno bisogna considerare l'emersione delle malattie perdute attraverso l'aggiornamento degli elenchi professionali, l'ampliamento delle tabelle specifiche, lo hanno ricordato in tanti, soprattutto per le malattie muscoloscheletriche, e il fenomeno riscontrato di apertura di tanti casi quanto sono le patologie diagnosticate anche nel medesimo paziente. A titolo esemplificativo ricordo che nel 2012, a fronte di circa 46.000 denunce, corrispondevano 36.000 assicurati. Rimango sempre sul fronte delle rilevazioni. Le rilevazioni dell'INAIL riferite al 2013 abbracciano una platea di circa 20 milioni e 300 mila assicurati. Sfuggono alla rilevazione circa 3 milioni di lavoratori, tra cui gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, ai vigili del fuoco, ai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile, i professionisti, i dirigenti, gli impiegati dell'agricoltura, altre categorie. Nell'ottica del SINP e allo scopo di compendiare in un'unica e ineccepibile
inequivoca rilevazione tutte le informazioni in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, e l'INAIL si propone quale centro imparziale garante della diffusione dei dati. Si candida quindi a raccogliere anche gli elementi relativi alla platea dei non assicurati. Tale iniziativa, che necessita del sostegno politico convinto, avrebbe il pregio di iniettare elementi di chiarezza e trasparenza nel sistema conoscitivo della sicurezza. Non involgerebbe quindi aspetti oppure prefigurerebbe scelte circa l'estensione dell'obbligo assicurativo INAIL, pur con modalità che assicurino un adeguato riconoscimento di peculiarità di fattispecie e situazioni. Tali decisioni non competono all'Istituto, signor Ministro, pur essendo meritevoli di approfondimento e riflessione. Tutto questo arricchirebbe una strumentazione conoscitiva più ampia e articolata, utile per indagini di ogni tipologia di osservatori e studiosi, per declinare un sempre più articolato quadro di interventi che contemplino la valorizzazione di un modello di gestione della sicurezza il più possibile partecipato e bilaterale, la formazione e l'informazione dei lavoratori, la massima attenzione alla tutela dei lavoratori atipici e temporanei nella valutazione dei rischi, l'effettività del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle ispezioni. Una moderna cultura della sicurezza determina il ridimensionamento di una prospettiva ipertecnicistica e specialistica della sicurezza sul lavoro per conseguire miglioramenti tangibili delle condizioni di lavoro, mediante il dialogo sociale, le buone prassi, le iniziative di sensibilizzazione, la responsabilità sociale dell'impresa, gli incentivi economici, le azioni di diffusione di una cultura della salute e sicurezza sul lavoro. L'IDAIL sostiene quali sedi privilegiate di confronto il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive per il coordinamento delle attività ispettive, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro, sul territorio i comitati regionali di coordinamento. Quindi è presente in tutti i comitati e commissioni con compiti di indirizzo e consultivi, troppi forse. Si confronta con tutti gli attori istituzionali del sistema, a livello centrale e territoriale, con le parti sociali, e riscontra spesso la scarsa fluidità dei processi decisionali. Registra di frequente fenomeni di dispersione di risorse, sovrapposizione di ruoli e a volte di deresponsabilizzazione. Un eccesso di sedi di coordinamento e confronto non giova all'adozione rapida delle politiche più appropriate. Si tratta di problemi non marginali, all'odierna attenzione politica, anche di rango costituzionale, che lei, signor Ministro, saprà affrontare per un razionale e organico ridisegno del sistema di governo e indirizzo su tematiche così delicate. Molto importante il tema degli incentivi economici. Il Presidente De Felice ha ricordato che gli incentivi all'ISI, incentivi alle imprese per la sicurezza, ha rappresentato un modello importante anche a livello europeo, ha raggiunto anche un traguardo in termini di premio ricevuto, il Good Practice Award del 2013 dell'ISSA, ricordo che più o meno tra un mese si assegneranno alle fortunate aziende che riusciranno a superare la procedura sportello circa 307 milioni di euro. Quindi è la cifra più imponente messa in campo per le politiche della prevenzione, per implementare i sistemi di sicurezza, per supportare un sistema, soprattutto micro, piccole e medie imprese, che hanno bisogno di iniezioni di liquidità su un sistema del genere. Si tratta di 307 milioni che chiudono un ciclo di investimenti di 800 milioni di euro dal 2010 e che si aggiungono ad altri importanti incentivi economici che comunque l'Istituto ha sostenuto. Oltre 860 milioni dal 2010 al 2013 anche per gli sconti per la prevenzione, cioè sostanzialmente per quello che in gergo tecnico si chiama modello T24, quindi incentivi per quelle imprese che hanno sconti appunto sulle tariffe, per quelle imprese che hanno voluto effettivamente implementare il livello di sicurezza oltre gli obblighi di legge.
A questo si correla anche, e lo avete ricordato, il miliardo di euro che verrà appunto riconosciuto come sconto su premi e contributi con l'imminente scadenza del 16 di maggio. E in relazione a ciò ovviamente l'Istituto procederà, anche se, signor Ministro, faccio presente che solo in questi giorni lei è stato rapidissimo nella sottoscrizione del decreto, ma solo nei giorni scorsi abbiamo avuto notizia della controfirma da parte del Ministro dell'Economia. Quindi non siamo burocrati, quindi a prescindere dalla circostanza che il decreto non è registrato alla Corte dei Conti, non mancherà il nostro sostegno e la nostra assunzione di responsabilità su una tematica che invece probabilmente avrebbe, mi consenta questo piccolissimo evento, avrebbe probabilmente ritenuto necessario una maggiore sensibilità su una importante iniziativa che ci ha visto arrivare con il fiato sospeso fino all'ultimo. Ma comunque sia, le imprese avranno il miliardo di euro di sconto a valere sulla mensilità di maggio, con l'autoliquidazione di maggio. Sono delle cose molto importanti, ovviamente, insomma, perché se non si parte da un sistema di incentivi e da un sistema di interventi finanziari importanti, non si possono declinare opportunamente le politiche di prevenzione. Il fenomeno infortunistico risulta fortemente condizionato dai cambiamenti demografici e dalle innovazioni introdotte nei modelli organizzativi della produzione e del lavoro. Il sempre più esteso, è stato ricordato, ricorso all'esternalizzazione degli appalti, la diffusione di tipologie di lavoro atipico e temporaneo, la compresenza nei luoghi di lavoro di lavoratori con differenti regimi legali e contrattuali, somministrazione, appalto, distacco, l'ingresso massiccio nel nostro mercato del lavoro di forza lavoro di altri paesi, l'invecchiamento della popolazione, il persistere di un'ampia area di lavoro sommerso irregolare, sono tutti aspetti che necessitano di un'attenzione mirata. L'INAIL ha messo in opera adeguate forme di intervento a livello centrale e territoriale. L'emersione di nuovi rischi e di nuove patologie, specie di natura psicosociale, si contrasta efficacemente solo con la piena implementazione delle strategie proposte dalle istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali, da tempo protese a rilanciare le politiche di prevenzione a livello nazionale nell'ottica di un partenariato fra lavoratori, rappresentanze sindacali e imprese, per enfatizzare l'importanza della salute e sicurezza sul lavoro, per una maggiore efficienza organizzativa, per incrementare la produttività stessa e la competitività delle imprese. Il dottor Calla ha ricordato all'inizio che il costo della non sicurezza sostanzialmente a livello di sistema globale, di livello mondiale, più o meno rappresenta il 4% del PIL mondiale. Ecco, anche in Italia l'ultima stima a cui facciamo riferimento e che dovremmo aggiornare a breve parla di 50 miliardi di euro. Un infortunio costa intorno a 50.000 euro. E però nello stesso tempo è stato dimostrato anche in uno studio di livello internazionale che ogni euro investito nel sistema della sicurezza te ne fa rendere almeno 2,2. Quindi è proprio per questo che dal punto di vista tecnico abbiamo elaborato un software molto semplice e accessibile a tutte le imprese, che si chiama COESI, Costi della Sicurezza, che consente ad ogni imprenditore di valutare qual è il costo degli adempimenti della sicurezza e, per converso, quale sarebbe il costo maggiore della mancata adozione delle misure di sicurezza nel sistema medesimo. Occorre procedere su queste tematiche. Anche un'altra iniziativa importante, il Presidente De Felice ha ricordato due impegni internazionali di rilievo che ci vedranno l'Istituto, e non solo l'Istituto, interessato prima della pausa estiva. Nel mese di luglio presenteremo un'indagine demografica che è lo sviluppo applicativo di un progetto finalizzato del Ministero della Salute, l'acronimo è INSULA, che sostanzialmente, interrogando circa
1000 datori di lavoro e circa 8000 dipendenti, e quindi interrogando anche tutto il sistema della sicurezza, i medici competenti, i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza e anche ovviamente datori di lavoro e dipendenti, consegnerà al Paese un sistema costante e continuo di esame e verifica del livello di percezione dei rischi in un sistema produttivo. Quindi che cos'è la percezione del lavoratore sull'attuale sistema, che cosa manca per rendere quel sistema migliore, più sicuro e idoneo ad aumentare le condizioni di salubrità. Dei costi abbiamo parlato, concluderei con uno degli elementi che si è aggiunto all'arco delle prestazioni INAIL, in quanto essenziale per orientare al meglio il ciclo della tutela privilegiata del lavoratore, la ricerca. La ricerca nel campo preversionale incide in modo rilevante su tematiche e problemi che riguardano la salute e sicurezza dei lavoratori. L'INAIL si sta già occupando a tutto campo della prevenzione, partendo dai progetti di ricerca destinati. Una ricerca che amplia il patrimonio conoscitivo per la valutazione e la gestione del rischio e che spazia dagli aspetti medici a quelli epidemiologici, ai profili di sicurezza di impianti e materiali. Una ricerca nei settori tradizionali, l'amianto ad esempio, nelle aree di rischio più rilevanti, istruzione, trasporto, commercio, agricoltura, ma anche attenta all'innovazione, ai rischi tradizionali e a quelli emergenti, nanotecnologie, rischi biologici ed altro. Su queste tematiche vorrei ricordare che la ricerca INAIL era partita tanti anni dietro sul fronte delle prestazioni protesiche riabilitative. Anche su questo fronte non siamo rimasti indietro. Replicherei brevemente all'amico Carcassi per ricordare che sarebbe ingeneroso dimenticare quello che l'attuale legge di stabilità ha comunque fatto. Non si è trattato solo di registrare il 1 miliardo di euro, che poi diventa 1 miliardo e 100, 1 miliardo e 200 per le imprese, in quanto i commi successivi al comma 128 registrano anche delle significative novità per i lavoratori. Quindi un indennizzo, è vero, straordinario del danno biologico, però si aggiunge una percentuale di incremento di oltre il 7% e anche una norma a regime molto significativa che rivede il sistema di liquidazione delle rendite, non più rapportate al minimale retributivo, bensì al massimale retributivo. E c'è anche un'altra norma, non costosa, ma che comunque amplia la platea dei destinatari del fondo per le vittime dei gravi infortuni. Quindi tre norme importanti, come anche importanti sono le iniziative che INAIL sta svolgendo per la ricerca in campo protesico e riabilitativo. Avevamo registrato una eccessiva dispersione di iniziative e risorse, quindi abbiamo individuato con modalità trasparenti tre importanti partnership con tre importanti soggetti a livello nazionale e internazionale: l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, il Campus Biomedico, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Con questi stiamo definendo talune iniziative per il sostegno protesico avanzate, che avranno anche una ripercussione positiva su tutto il quadro delle tutele. Su tutto ciò che ho detto, e mi scuso per essermi dilungato troppo, l'Istituto è a disposizione per offrire il supporto tecnico per le scelte che dovranno essere definite in sede politica. Grazie a tutti. Signor Ministro.